posso essere sincero con te. Aspettati il peggio da me. Non ti sono amico. Non ti sarò d'aiuto. Riuscirò a piegarti. Hai domande? Zero Dark Thirty, thriller spionistico in cui Catherine Bigelow racconta con dovizia di particolari l'uccisione di Osama Bin Laden, è stato accompagnato già molti mesi prima della sua uscita da una scia di discussioni e polemiche degne dei migliori casi cinematografici. Voglio subito mettere in chiaro una cosa. Stiamo spendendo miliardi di dollari. Per raccontare la vicenda snodatasi nel corso di 10 anni che ha portato all'uccisione del capo di Al-Qaeda, la regista e lo sceneggiatore Mark Ball hanno attinto a un'enorme quantità di materiale. È irregolare. Togli la mano dalla tasca! Toglila! E hanno centrato il bersaglio in molti sensi. Il primo di questi è certamente l'aver confezionato un prodotto compatto, dalla narrazione equilibrata e senza sbavature, che nella sua estensione temporale e spaziale non cede mai nella sua metronomica struttura da thriller. È un professionista. Il film inizia con la registrazione audio dei drammatici momenti degli attentati dell'11 settembre. E forse questo avvio l'unica concessione della regista a un'emotività che fa ricorso a mezzi ed eventi extra cinematografici. Subito dopo, il focus della storia si concentra sul personaggio dell'agente della CIA Maya, interpretata da un'ottima Jessica Chastain, e della sua personale sfida, che nel corso della vicenda si trasforma sempre più in un'ossessione, per giungere all'identificazione del nascondiglio di Bin Laden. 100% che è lì. Lo script delinea in modo magistrale il carattere di questa donna forte, a cui il mistero della sua vita personale non toglie nulla in termini di credibilità e capacità di generare empatia. Non lo troverete mai. Di lui non si sa più niente. Quello della Bigelow si dimostra ancora una volta cinema con la C maiuscola, capace di inchiodare gli occhi dello spettatore allo schermo usando i suoi soli mezzi.